Un bilancio più che positivo per la Scandone dopo aver sfiorato il sogno playoff. La formazione guidata dal presidente Marco Trasente ha superato il banco di prova dell'anno zero. Le conferme sono arrivate dallo stesso patron nel corso dell'ultima puntata di 1-3-1. Un bilancio super positivo secondo me. Ci siamo divertiti tanto questa stagione. Abbiamo cercato di fare il meglio sia atleticamente che come dirigenza. Abbiamo cercato di onorare questi colori, i colori della nostra città, i colori della nostra provincia, che era una cosa che ci premeva. Una prova chiaramente, tra virgolette, promossa anche dal pubblico che ha riempito le gradinate del Pala del Moro durante tutte le gare casalinghe, ma ha supportato la squadra anche in trasferta, fino in Sicilia. Perché abbiamo avuto un grosso afflusso, specialmente nelle ultime gare, da parte dei tifosi, quindi possiamo ritenerci contenti e mi ritengo particolarmente contento. Non era semplice sicuramente, non è neanche semplice economicamente per le persone che l'hanno fatto, quindi non basta ringraziarli per l'apporto che hanno dato in casa, perché in molte, moltissime partite il pubblico è stato determinante. Vedi l'ultima sfida con Messina in casa, abbiamo avuto un caloroso pubblico che ci ha dato una grossa spinta durante gli overtime. E sicuramente anche tutti i ragazzi, ma non solo Messina, io mi ricordo anche molte trasferte fatte in Puglia, vuoi Lucera, vuoi Monopoli, vuoi Molfetta, abbiamo avuto sempre qualche rappresentante del pubblico che veniva a sostenerci anche fuori casa. Ora è tempo di staccare un po' la spina per poi cominciare a programmare il futuro per la prossima stagione. Si ripartirà da una base solida che vedrà diverse riconferme tra staff tecnico e giocatori. Nino ne ero certo, quindi abbiamo creato un gruppo prima di ragazzi molto intelligenti e molto capaci, e poi magari anche bravi tecnicamente, però dei ragazzi per bene. Io ho avuto modo di conoscerli uno per uno anche intensamente, e non ti nico che sono tutti dei ragazzi iper intelligenti, quindi tutti dei ragazzi alla mano, e sono contento di averli contrattualizzati uno per uno. Sul lato tecnico mi ha impressionato la crescita di tutta la squadra. Io mi ricordo i primi allenamenti ad Ariano Irpino, e poi vedo l'ultima gara giocata in casa con Messina, oppure magari le ultime gare giocate in casa della regular season. Hanno avuto una crescita esponenziale tutti, chi più, chi meno, specialmente i più giovani, ma hanno avuto una crescita tutti i ragazzi.